All'alba di venerdì 12 luglio, Varese e la sua provincia sono state colpite da una violenta tempesta che ha sradicato alberi e causato allagamenti, creando problemi anche alla circolazione ferroviaria. Il forte temporale è iniziato verso le 5:30 del mattino con oltre 70 mm di pioggia e temperature scese bruscamente a circa 15 gradi. In zona ippodromo le raffiche di vento hanno raggiunto i 98 km orari. A Varese città le coperture e lamiera di alcuni tetti sono cadute sulla ferrovia, interrompendo temporaneamente il servizio dei treni. Numerose strade, tra cui quelle del centro storico e del quartiere di Masnago, sono state allagate. Decine di alberi caduti hanno danneggiato auto parcheggiate. I vigili del fuoco della provincia di Varese sono stati intensamente impegnati, segnalando danni significativi in diverse aree, specialmente tra Val Ceresio e Medio Verbano. Finora sono stati effettuati circa 40 interventi di soccorso, mentre una sessantina di richieste sono ancora in attesa. Sulla superstrada per Malpensa un'auto si è ribaltata vicino al Terminal 2 in direzione dell'autostrada 4 Milano-Torino, ferendo non gravemente un uomo di 48 anni. Il comune di Varese ha comunicato che a causa della caduta di alberi sono chiuse le vie Crosa, Verdi, Campigli, Timavo, Merano, Concadoro e Sabotino, raccomandando percorsi alternativi e massima attenzione.